Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3, questa è Piazza Verdi, il programma del sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 insieme per parlare di musica e teatro, grazie a tutti gli artisti che intervengono qui dal vivo in diretta nel nostro studio di Corso Sempione 27 a Milano. Ci sono con me naturalmente l'autore del programma Elio Sabella, oggi anche in regia, Lili Minutello in redazione, i nostri collaboratori Caterina Merenda e Simone De Vita, Massimo Bozzoni e William Castiglione invece alla console. La voce che ascoltate è quella di Maya Giudici, che vi invita a scriverci al 335-56-34296, ma anche piazzaverdi@rai.it. Potete attraversare la nostra pagina di Facebook, ritrovare quindi anche i podcast dal sito piazzaverdi.rai.it delle puntate più recenti. Questa è la puntata numero 26, puntata ricchissima di ospiti che ci portano davvero il mondo del teatro e di un certo tipo di musica classica, jazz. Quest'oggi sono le 15:05 minuti e proseguiamo adesso con la musica.
Questa era l'eleganza del flauto di Stefano Parrino, il primo ospite qui in diretta nel nostro studio, che ci dà la possibilità di immergerci proprio nel primo Ottocento, grazie alla musica di Friedrich Kuhlau. Buongiorno, benvenuto Stefano Buongiorno, Parrino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, siamo molto felici di ritrovarla, anche perché, ecco, microfono così va benissimo, okay. Di ritrovarla perché amiamo seguire il lavoro sia di Stefano Parrino che di Francesco Parrino, violinista, suo fratello, e insieme compongono anche un duo, quindi è una, sì, un'attività che di solito ultimamente abbiamo visto, infatti, entrambi i fratelli, e anche avete il quartetto Albatros, quindi no, c'è il trio Albatros, abbiamo un quartetto che si chiama quartetto 2+2, quindi insomma bisogna, sì, riuscire a non confondersi tra i mille progetti che appartengono a questi due fratelli e che tra l'altro amano attraversare repertori inconsueti. È una caratteristica un po' nostra. Credo di familiare a questo punto si può definire, perché sia Francesco che per quanto riguarda le mie scelte musicalmente, cerchiamo di variare molto, di non essere etichettabili, tra virgolette, perché qual è il problema di oggi? Essere specialisti, secondo me, diventa quasi un problema, poiché credo che un musicista, se vuole tendere a una interpretazione, dovrebbe essere in grado di recitare un po' tutti quelli che sono i grandi della storia. Quindi misurarsi con tanti modi di esprimere musica attraverso lo stesso strumento. Esattamente. E evitare di specializzarsi. Se possibile, d'altronde qual è il vero problema di oggi? La mancanza di tempo. Una volta non si specializzava quasi nessuno nell'Ottocento perché avevano il tempo, potevano suonare quello che gli gradiva, quello che gradivano, quello che gli faceva più piacere. Oggi invece dobbiamo specializzarci, anche perché c'è un problema di tempi. La gente non è abituata ad ascoltare per più di un tot di minuti, quindi assolutamente specializzati. E mi sembra che il lavoro di Stefano Parrino vada veramente in tutt'altra direzione, perché la gente ha problema dei tempi e qui abbiamo un disco di quasi 80 minuti, sì, per flauto solo, quindi non è che si vada così incontro alle esigenze del pubblico, diciamo. Ma il pubblico bisogna che sappia che non è una questione di lunghezze, ma è di attenzione e di ascolti. Oggi siamo forse proiettati in un'epoca di estremi flash musicali, di estreme velocità. Quello che si può fare invece in quei pochi istanti che ci sono dati per vivere la nostra vita, forse anche un po' più intimamente, è quello di dare un messaggio anche in quei brevi istanti. Quindi il musicista oggi deve essere specializzato alla non specialità, ma nella brevità del tempo. Nella brevità del tempo, cosa che non riguardava assolutamente il nostro Friedrich Kuhlau, che viveva in un pieno Ottocento in cui la disponibilità all'ascolto era ben diversa, e anche, come dice Stefano Parrino, i tempi di esecuzione, di studio erano ben altri. Allora, per questa ragione ha scelto Friedrich Kuhlau, per poter beneficiare di questi vantaggi, diciamo. Ma la scelta di Kuhlau, sì, diciamo che proviene da un'altra scelta un pochino più a monte. Un paio d'anni fa era uscito un doppio CD sulla musica di Mercadante, che avevo interpretato in una visione molto classica, direi quasi classicistica più che classica, e mi aveva dato la possibilità di mettermi a confronto con altri compositori dell'epoca, i quali prendevano come scusa generalmente teme, arie famose. Infatti quelli che voi avete sentito, quello che avete sentito oggi, è un rondò che si chiama Rondò d'un Folie, che dà il titolo proprio al disco. Sì, esatto, un disco anche con un nome un po' strano, ma tutte queste cose servivano a Kuhlau per avvicinarsi alla musica popolare, perché prende in esame questa, diciamo, questa raccolta di soli, variazioni, capricci, prende come tematica il popolare, quindi molto spesso troviamo delle canzoncine popolari riviste, rivisitate e variate, e la stessa cosa avveniva con Mercadante.
Pulau e Mercadante in qualche modo dovevano sapere dell'esistenza l'uno dell'altro. Oltretutto, le tre fantasie che aprono il disco di Pulau vedono delle variazioni fatte su dei temi di Mozart, e altrettanto faceva Mercadante con i temi sul, per esempio, l'acido della mano, sì. Oppure in questo caso c'è Batti Batti Bel Masetto, eccetera. Quindi c'è un filo conduttore, sì, legato a questi due lavori, assolutamente. Allora, questo lavoro è uscito a novembre del 2014, quindi è fresco di data, ci, sì, siamo quasi. Abbiamo già dei concerti prossimi da poter lanciare per i nostri ascoltatori, sì, vicini a noi. Se qualcuno passa per Lucca l'11 di aprile, suonerò all'interno del Weekend del Flauto, e quindi qualcosa mi vedrà fare, probabilmente non su Culao, perché non mi è stato richiesto quello, però vedremo. Weekend del Flauto, interessante questo titolo. Allora, esistono anche i Weekend del Flauto. Assolutamente. Allora, invece, rimaniamo dentro questo disco, perché insomma di cose ce ne sono tante da dire. Per esempio, a proposito dell'autore, noi ne stiamo parlando in maniera compiuta, perché abbiamo ovviamente Stefano ha realizzato il disco e l'ho sentito molto, ma non è un autore poi così conosciuto. Non è un autore così conosciuto, e non è, è ancora più sconosciuto anche per i flautisti probabilmente, il fatto che non è un flautista. Fondamentalmente, come primo strumento, era un pianista, e ha avuto una storia molto travagliata, perché cade, si fa male, perde un occhio a 6 anni e inizia una vita molto romantica. Oh, assolutamente, un uomo che scappa dal, perché pur essendo meno amato di un occhio, Napoleone, che all'epoca reggeva anche la parte nord della Germania, dice che tutti quanti, anche senza gli arti, devono andare in guerra, e allora lui scappa in Danimarca e diventa musicista di corte della corte danese. Rocambolesche avventure, eccetera, lo fanno anche venire in contatto con Beethoven, tant'è che Beethoven e lui, sembra che si, quando Kulau fu a Vienna, uscivano a bere insieme, componevano delle cose insieme, quindi si pensa che si divertissero, si anche conosce. E c'è un altro dato biografico che mi ha colpito molto di questo autore, cioè il fatto che lui fosse figlio di una famiglia di musicisti specializzati nella scrittura di marce militari, sì, così. Cioè esisteva, a proposito di specializzazione quindi anche nell'Ottocento, la possibilità di specializzarsi nella scrittura, certo. In tempi napoleonici era un lavoro redditizio, ma chissà quanto guadagnavano, perché pensate un po' che oggi ci sono i compositori specializzati nella musica da film, in teoria la cosa non è molto differente, forse la loro specializzazione gli permetteva di sopravvivere. Oggi, sì, i grandi compositori di musica da film magari sguazzano, non so. Sì, è diverso, diciamo. Invece questa sorte non capitò a Kulau, che invece ebbe una vita travagliata anche dal punto di vista del sostentamento economico. Sì, no? Beh, lui fino a che fu in Germania non doveva passarsela poi particolarmente bene. Quando poi scappò con tutta l'intera famiglia, perché non era sposata ma aveva i suoi genitori con sé, andavano tutti quanti a Copenaghen, dove a poco Kulau si fece il nome e divenne musicista di corte. È una vita strana quella di Kulau, perché poi alla fine della sua storia proprio personale, sembra che molte delle sue opere, soprattutto quelle più importanti, tutti i manoscritti, vennero bruciati nello stesso anno o pochi mesi dopo la morte dei suoi genitori. Quindi ci fu una sorta di completo collasso nella sua vita personale, e da quello non si riebbe più. Quindi possiamo dire anche che questo lavoro, il lavoro fatto di ricerca di brani, abbia quindi un integrale proprio, quello che non è un integrale. Ma quello che rimane oggi di manoscritti di Kulau sia comunque una parte assolutamente minore rispetto alla produzione a causa di questo incendio. Sì, sembra che quello che si è perduto sia di più di quello che è rimasto. Ciò che è rimasto è fondamentalmente ciò che è stato stampato durante il periodo, e forse qualche manoscritto che è stato ritrovato successivamente, ma comunque stampato penso entro l'Ottocento. Allora, immagino, Stefano Parrino, che magari ci siano degli ascoltatori, degli studenti di flauto che vogliono capire se suonare Kulau sia facile o difficile, se ci siano brani affrontabili o bisogna arrivare ad essere un concertista come lei a questi livelli per poter affrontare questo autore. Cosa possiamo dire allora? Beh, tutta la musica è difficile. Kulau è uno dei grandi compositori per il flauto, tanto che viene chiamato il Beethoven del flauto. Però
io dico semplicemente agli studenti: qualsiasi cosa abbiate in testa, soprattutto se avete la passione, potete fare veramente di tutto. Non bisogna essere dei miti, anche perché poi la parola sfocia in qualcosa di estremamente pericoloso. Quindi studiare. Sì, assolutamente. Approfondire se possibile. Che cosa ascoltiamo adesso? Adesso ascoltiamo un rondò, sempre della stessa collezione, cioè l'opera 10B. Benissimo, allora Stefano Parrino torna alla sua postazione pronto con il suo flauto e noi siamo pronti ad ascoltare questo rondò dalle Variazioni e Capricci, opera 10B, sempre di Friedrich Kuhlau. Thank you.
Ecco, anche se Stefano Parrino ha amato incitare chi si voglia cimentare in questa, con queste musiche, quindi allo studio e alla passione, secondo me però sono abbastanza difficili. Si difendono. Si difendono, a vedere così, insomma. E, vabbè, però la passione serve sempre per animare le ore e ore di studio assolutamente necessarie. A proposito di questo senso un po' di solitudine del flautista da solo che studia, volevo applicare a questo percorso qualcosa che ho chiesto altre volte, per esempio agli attori di teatro. Mi hanno sempre tutti risposto allo stesso modo, ovvero quanto ci si porta dietro da un personaggio che si è interpretato, e tutti mi dicono assolutamente niente, perché sennò diventerei pazzo se dovessi portarmi dietro qualcosa da tutti i ruoli che ho interpretato. Invece per un flautista che si misura spesso con l'orchestra, col trio, cosa significa affrontare un percorso come questo completamente da solo, e quanto rimane nelle dita, nella musicalità, nella testa di un autore così specifico per il flauto, che ha amato così tanto questo strumento? Ma credo che sia una questione di autoapprendimento, auto-learning, cioè significa che fondamentalmente qualsiasi autore noi tocchiamo da interpreti, io non sto parlando da esecutori, perché se fosse una questione di esecuzione mera sarebbe anche un po' problematica, ma l'interpretazione è una cosa leggermente diversa, parte da un approfondimento della nostra capacità caratteriale sulla composizione. Quindi ci portiamo dietro e non ci portiamo dietro tutto e nulla. Fondamentalmente l'autore diventa parte di noi, e proprio perché diventa parte di noi, come noi ci dimentichiamo qualcosa che abbiamo fatto nella memoria, anche quella più recente, così ci dimentichiamo quello che l'autore ci ha lasciato. E questo è grave da un certo punto di vista, ma effettivamente gli autori hanno ragione. Se rimanesse tutto esattamente con quell'imprinting, noi non saremmo più in grado di interpretare null'altro. Certo, perché si rimarrebbe fossilizzati. Allora, un nostro ascoltatore dice che sente in questa musica l'influenza di Paganini. Che cosa rispondiamo a Stefano Parrino? Sicuramente Paganini all'epoca era la superstar del momento e tutti lo conoscevano. Probabilmente c'è un fondo di verità, forse più che di Paganini si parla di un virtuosismo comunque in generale, perché era un'epoca comunque costellata da personalità molto forti, quindi sì, presumibilmente anche Paganini ha lasciato il suo segno in questo. Diciamo soprattutto nell'intenzione di arrivare a dimostrare fino a dove si può usare con uno strumento, tutte le potenzialità dell'esecutore, dello strumento stesso. Sì, forse l'unica piccola, leggera, sottile differenza è che Paganini era un vero violinista, virtuoso. Kulau non era un flautista virtuoso, e forse non era neanche un flautista, e forse per questo che la sua musica è tanto bella, mm-hmm, e tanto virtuosistica tra virgolette, perché lascia al di là dei limiti dello strumento il messaggio, che forse è la cosa più importante. Quindi se fosse stato flautista sarebbe stato diverso il risultato. Forse avrebbe scritto anche qualcosa in maniera meno complicata, mm-hmm, da eseguire. Può essere, non lo sappiamo. Comunque, allora, a proposito di diffondere, dare agli altri ciò che si apprende avendo la capacità e la possibilità di essere un grande concertista, e Stefano Parrino anche ama molto la didattica, organizza anche delle masterclass, delle possibilità, sì, di specializzazione. Avevamo parlato anche qualche anno fa dell'occasione di venire in Valtellina, non solo per le montagne ma anche per la musica. Cosa succede quest'estate? Cosa succede in Valtellina quest'estate? C'è il, come al solito, come ormai da 6 anni, un festival che si chiama Festival Le Altre Note, che ha visto l'arrivo di grandi artisti, e parallelo al festival c'è anche una masterclass con 13 strumenti, quindi in realtà c'è molto di interessante da vedere. La cosa bella è che i migliori dei nostri artisti, di giovani musicisti che seguono la masterclass, hanno la possibilità di cimentarsi, se scelti, l'anno successivo insieme a nomi tutto sommato di grosso rispetto. Quindi abbiamo, non so, te ne faccio qualche sì, nome. Dai. Allora, parliamo di Paola Caridi, della scrittrice, che verrà a fare una conferenza per noi. Poi giornalista. È una giornalista, sì, scrittrice sul Medio Oriente in, sì, particolare. Poi abbiamo la compositrice Dalila Gutman, assieme a Valentina Lo Surdo di Radio 3, che verrà, fantastico, a fare un progetto che si chiama Per Amore, insieme ai nostri studenti.
E poi abbiamo l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e poi avremo Dimitri Ashkenazi, il clarinettista, assieme a tanti altri, tutto lo staff dei docenti della masterclass che si ci sono dei link di riferimento che possiamo dare? Sì, il link di riferimento è www.lealtrenote.org. Oppure c'è un gruppo su Facebook e anche una pagina su Facebook, sempre Le Altre Note. Benissimo, allora concludiamo con Kulao, per cui sì, ritorniamo a monte. Che cosa possiamo dire per presentare questo Capriccio in Do minore, opera 10b, con cui ci salutiamo? Allora, per me questo forse è il pezzo che io amo di più di tutto il CD, stranamente. Perché? Perché qui si sente come Kulao amasse davvero Beethoven. Non vorrei anticiparvi nulla in particolare, però chi conosce bene la produzione beethoveniana si accorgerà subito, non tanto all'inizio, ma quanto proprio alla ripresa finale, di una enorme somiglianza, se non addirittura un plagio in termini positivi, di una composizione di Beethoven che rimarrà per sempre nell'immaginario anche di chi non conosce Beethoven. Allora, lanciamo subito questa sfida agli ascoltatori. 335-56-34296 per ritrovare Beethoven all'interno di questo Capriccio in Do minore. Assolutamente. Secondo me ce la faranno. Sì, è quasi facile. Va bene. Vado. Grazie Stefano Parrino, grazie, siamo pronti ad ascoltarla. Dunque, Capriccio in Do minore, Friedrich Kulao, opera 10b, dal disco edito da Stradivarius che si intitola Rondò d'une folie. Thank you.